Tra permacultura e software pare esserci un divario molto più grande di quello che è in realtà, e quello che abbiamo provato a riempire con questo intervento qui a Rural Lab è stato proprio un approccio al design che cerca di individuare i paradigmi che avvicinano queste due discipline, una legata più al mondo dell'informatica e del software, l'altra al mondo dell'agricoltura. È un passo azzardato, interdisciplinare, quasi sincretico potremmo definirlo, ma è utile anche per aprire l'immaginazione, non per dare risposte immediate, ma per aprire domande più vaste su proprio il modo in cui l'informazione e l'abbondanza di informazioni oggi sta aprendo nuove possibilità sia dal punto di vista pratico che anche quello del lavoro immateriale, di lavorare insieme e lavorare anche per il meglio. Come la permacultura si presenta un passaggio ulteriore rispetto all'agricoltura industriale, che valorizza appunto le informazioni con le consociazioni tra le piante, con un approccio al design che è ben strutturato e che valorizza comunque la partecipazione, la diversità, così anche l'open source ha sempre valorizzato l'abbondanza di programmi già presenti che possono risolvere parti del problema che si ha davanti, la partecipazione indubbiamente e anche il raccolto, il buon raccolto. Ad oggi abbiamo molti software open source che in sinergia e non in competizione con la cooperazione tra vari componenti riescono a risolvere problemi molto grandi che anche software proprietari non sono riusciti a risolvere, riescono anche a dare una maggiore sicurezza per la privacy di chi li usa rispetto ad altri software che comunque chiudono il proprio codice e non lo aprono e non spiegano quello che stanno facendo. Così anche nell'agricoltura industriale troviamo problematiche analoghe, come quella per esempio delle patents, dei brevetti sui semi, e così ritroviamo questa problematica anche nel software con il brevetto sui software che il movimento del software libero combatte sin da anni, affermando proprio il fatto che un'economia virtuosa e basata sull'open source possa fiorire meglio in assenza di regimi proprietari come quelli dei brevetti, ma proprio aiutando la cooperazione e la sinergia tra diversi progetti. Abbiamo provato a portare queste esperienze con fatti, documentazione di attività che facciamo tra Amsterdam, in Olanda, tra l'Italia, in tutta Europa e anche oltre, e speriamo che ispiri tutti i presenti e chi ci ascolta per fare ancora di più.